Amici, buonasera. Un momento di diretta tra incontri, conferenze stampa che sono ovviamente in corso, quindi volevo prendermi questi 5 minuti di diretta per portare un aggiornamento sugli attacchi che stiamo ricevendo da tutta una serie di mondi. Opinionisti, espertoni, giornaloni, no, quelli che pensano di avere sempre ragione e gli altri torto. Tema delle bollette. A tutti ci stanno arrivando delle bollette altissime. Lo vediamo perché è una roba ovviamente che non è mai successa in Italia. E ci dicono questi fenomeni opinionisti della sinistra stanno attaccando tutti la Lega, Salvini, ma anche analisti indipendenti che spiegano tutta una serie di cose. Questi, cioè, ci stanno proponendo per l'inverno di ridurre i nostri consumi energetici perché consumiamo troppo. Quindi no, riscaldamento, abbassare il riscaldamento, spegnere tutte le luci in casa, però non hanno idea della complessità. Quindi austerity, la loro proposta è l'austerity energetica. E già la parola austerity, se ce lo ricordiamo da Monti, da tutti Fornero, non ha mai portato bene al nostro paese. Non hanno questi grandi espertoni, no, che dicono di essere molto competenti, preparati, non hanno proprio idea di com'è organizzato la complessità del nostro sistema economico, industriale, piccole e medie imprese. Guardate, io prima lo facevo per lavoro, adesso sono in politica, giriamo le aziende, parliamo con le imprese, con gli operai, con gli impiegati. L'Italia è un paese industrializzato, l'Italia è un paese che in tantissimi settori è ai vertici mondiali con il Made in Italy delle produzioni. Noi siamo eccellenza nella manifatturiero, siamo eccellenza nel settore anche della robotica, cioè facciamo le macchine per produrre altre cose. Siamo eccellenza, ad esempio, in settori come il Made in Italy delle cucine, settori ad esempio il design. Ecco, per fare queste cose serve tanta energia, per lavorare il vetro, sono stato anche in alcune aziende che lavorano il vetro, tagliano il legno, cioè per fare questo serve energia, ok? Quindi l'austerity che questi espertoni vanno in TV a dirci, cioè come fai tu a ridurre i consumi di un forno che produce, ad esempio, cuoce la ceramica, che lavora il vetro, cioè questi stanno fuori di testa. Cosa abbiamo detto noi? Abbiamo detto delle semplici cose. L'ecoburocrazia creata ad esempio a livello europeo, perché qua l'Europa non si può toccare, l'Europa ha delle cose positive e delle cose negative. Quando ci propone il latte sintetico possiamo dire che è una cosa che non ci va bene? Quando ci danno tutte queste ecoburocrazie, lo chiamo, cioè queste normative, certificati verdi, che hanno creato negli anni perché dovevamo fare la transizione verde che era sul gas, ok? Quindi per anni abbiamo trasformato tutto il nostro sistema economico, industriale, verso il gas. Non va più bene e dobbiamo andare sul fotovoltaico di cui l'80% è prodotto in Cina. Quindi noi togliamo la dipendenza dalla Russia per andare verso la Cina. Questo è un altro anche aspetto. Quindi il tema dell'energia è un tema complesso, ci vogliono competenze, non servono ricette semplici. L'Italia ha un sistema economico produttivo complicato. Perché voglio dirvi questo? Vi voglio dire questo perché quando questi vi vengono a dire gli ambientalisti green, basta che facciamo l'impianto fotovoltaico a casa, poi con che soldi qualcuno me lo dovrà spiegare. Gli altri dicono, il PD, no, vi dovete risparmiare, dobbiamo chiudere le scuole, ho sentito chiudere le scuole o spegnere alcuni quartieri delle città, perché già no, i quartieri delle città sono molto sicuri, no? Spegnere i quartieri delle città perché
dobbiamo fare l'austerity energetica. Tutte ricette sbagliate. Allora, le ricette giuste le ha dette Matteo Salvini, è andato anche al forum Ambrosetti a spiegare le ricette giuste sull'energia, un pacchetto, più estrazione, andare a vedere a livello europeo cosa si può fare sulle queste sanzioni, andare a sospendere queste burocrazie green, ok? E poi attaccare la speculazione. Non è possibile che l'Europa sia in mano a una borsa olandese che fa il trading sul gas, sulle materie prime e noi abbiamo le famiglie e le imprese che fra poco non potranno scaldarsi. Governo Draghi, cioè Draghi Mario, poteva fare alcune cose su questo, ovviamente sta dicendo che lui è in carica per gli affari correnti, va bene, il prossimo governo di centrodestra, se voi lo vorrete. Perché se voi col vostro voto ci sarà un governo di centrodestra, se votate invece tutti gli altri ci sarà il governo tecnico, l'ha già detto Calenda, l'ha già detto Renzi. 25 settembre in poi bisognerà agire in maniera forte su questo tema dell'energia, se no siamo spacciati, perché se le aziende chiudono lo Stato non incassa, se lo Stato non incassa non può pagare anche i sussidi per quelli che hanno bisogno o tutti anche i sussidi finti che si prendono tanti della sinistra. Questo è il problema che ci riguarda tutti, quindi più solidarietà tra gli italiani, meno ovviamente questi giorni di campagna, offese, insulti, minacce di morte, poi è sottoscritto, va bene, abbiamo visto tutti i colori. Siamo forti perché la battaglia è importante, non molliamo. 25 settembre portiamo amici, parenti, vicini di casa, tutti a votare. Si decide il destino dell'Italia e dell'Europa per i prossimi anni a venire. Ciao!